Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per parlarvi un po' rapidamente di bit e profondità di colore. Prima di partire vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti ed attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Un bit è la più piccola unità di dati che si conosca. Un bit può avere solo due valori, 0 oppure 1. 8 bit uniti generano un byte, che è l'unità di misura più utilizzata in ambito informatico. Ad oggi gli strumenti più diffusi che trattano immagini digitali, monitor, stampanti, scanner, eccetera, eccetera, lavorano con immagini a 8 bit. La profondità di bit determina la quantità di informazioni disponibili sul colore per ogni pixel di un'immagine. Maggiore è il numero bit di informazioni per pixel, maggiore è il numero di colori disponibili e più precisa la rappresentazione dei colori. La profondità di colore indica il numero di bit disponibili per pixel ed è relativo alla macchina e al codec scelto. Più sono i bit disponibili, più gradazioni di quel colore potremo avere. E avere poche gradazioni di colore disponibili può farci incappare nel fenomeno del banding, quando le sfumature di un colore tendono a diventare delle bande. I formati molto compressi sono quasi sempre a 8 bit. Le compressioni leggere, invece, come ProRes e DNxHD, sono a 10 bit. Mentre la registrazione in RAW non usa meno di 12 bit per pixel. Con 8 bit abbiamo 256 livelli tonali per colore, quindi potenzialmente abbiamo 16,7 milioni di colori. A 10 bit i livelli diventano 1024 e passiamo a 1 miliardo e 73 milioni di colori disponibili. A 12 bit abbiamo invece 4096 livelli tonali per colore e possiamo riprodurre oltre 68 miliardi di colori. Naturalmente più bit abbiamo, maggiori sono i vantaggi. Ad esempio in Photoshop, quando lavoriamo su un'immagine con un'elevata profondità di bit, stiamo intervenendo su un'immagine che ha un enorme quantitativo di dati riguardo ai colori rispetto a un'immagine con una profondità di bit inferiore. E lavorare con un'immagine a una profondità di bit maggiore equivale a che cosa? Ad avere a disposizione una miriade di informazioni sulle quali lavorare, quindi avere molto spazio per effettuare delle modifiche. Un'immagine con una bassa profondità di bit, se viene lavorata eccessivamente, presenta facilmente il rischio di posterizzazione, che si manifesta come la mancanza di fluidità tra le varie sfumature di colore o toni di luminosità e rovina decisamente la foto. È il fenomeno del banding che abbiamo visto poco fa. Per cui, ragazzi, queste erano due parole sulla profondità di bit. Se il video vi è piaciuto, naturalmente lasciate un bel like, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. A me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!